in bocca, nel naso, o diciamo che vero è una persona veramente, diciamo, sembra una persona veramente presente. è davvero, io sono molto contento di averlo assaggiato questo gran formaggio. Bene, proseguiamo con la nostra, con il nostro momento centrale, vero Michele? Oggi sì. Di che parliamo? Adesso parliamo di un vino che da un po' che noi l'abbiamo seguito. L'abbiamo presentato per la prima volta nella degustazione che abbiamo fatto a novembre al Vivi di Cesena, si chiamava North Sud-Ovest Est, e rappresentava praticamente una versione del Sangiovese che riguardava più... più l'est sostanzialmente, e quindi era a rappresentare appunto questo punto cardinale. Abbiamo con noi il Condé, che è un Sangiovese riserva, che fa l'anno 2007 e fa un trattamento di lavorazione un po' in botte grande, un po' in botte piccola, e la caratteristica di questo vino è avere appunto una tipologia, un vitigno che è un clone molto simile a quello del Brunello. E con noi a parlarne abbiamo il padre, e ti vuoi presentare? Sì, io sono Zoli Stefano e lavoro appunto per la Condé, sono responsabile tecnico. Con te appunto abbiamo già parlato una volta, sì, al telefono per parlare per gli altri vini, i Capsula Rossa e Capsula Nera, che fanno parte della linea che Condé gestisce. È un'azienda che fa solo Sangiovese. Esclusivamente, sì. Quindi state proprio sul pezzo, cercate di fare quelle poche cose, ma trovare una qualità un po' più importante rispetto... Sì, diciamo che siamo convinti che una percorso. Terra evocata per una sola cosa, non per 10.000. Predappio è un territorio dove il Sangiovese è sostanzialmente nato, almeno... è uno dei più antichi riferiti a questo vitigno, anche più antichi di quelli più blasonati toscani, insomma, quindi crediamo di rispettare la tradizione di Predappio e di quindi lavorare sul Sangiovese. Dunque, l'etichetta che va a rappresentare il luogo dove poi viene fatto questo vino, e parla della città del gusto, no? Voi fate una cittadella del vino. Cittadella del vino, sì, ecco. In realtà in etichetta è il borgo che di prossima costruzione, in cui ci sarà anche la cantina, che è al centro dell'azienda, quindi diciamo che non esiste ancora fisicamente la villa che si vede sull'etichetta, però noi abbiamo comunque in azienda due ristoranti, la nostra è un'azienda anche agrituristica, dove appunto serviamo ovviamente solo i nostri vini e la cucina romagnola che si può abbinare con i nostri vini. Dunque, parliamo di questo vino? Parliamo del vino, dai. Con allora... noi ci aiuterà, abbiamo presente con noi anche Ricky, il nostro mitico amico delle Enoteche del Teatro, ex Reato. Che si trova in Piazza Malatesta a Rimini. Esatto. Dove praticamente si sta vivendo in questo periodo un momento molto favorevole, dove l'aperitivo è un aperitivo molto vissuto con piacevolezza dalla gente, che dagli avventori, è sempre pieno questo locale e fa tutti gli scontrini, bravissimo. No, incredibile. Ho visto io fine sul fatturato. Esatto. Rigorosamente scontrinati, non si sa mai. Ma parliamo di questo vino. Una bella bottiglia, hanno voluto fare una bottiglia elegante, è vero Stefano? Sì, assolutamente, un po' francese di ispirazione, diciamo. Sì, l'abbiamo notata subito, dai, una bella bottiglia bordolese con un'etichetta. Facciamo vedere l'etichetta, regia, l'etichetta di questo bellissimo vino. È un'etichetta che poi rappresenta la cittadella. Sì, come spiegavo, sarà il cuore dell'azienda, poi la villa che si vede davanti. E questa bellissima etichetta non nasconde, valorizza un vino all'interno, un vino che vogliamo andare a scoprire. Ma prima di tutto noi abbiamo una tradizione, vero Michele? Noi vogliamo far sentire la musica del vino. Sì, ogni tanto lo facciamo sentire. No, è una tradizione. Dai. Ha fatto anche un virtuosismo. Abbiamo dato il là alla degustazione. Allora, diamo una bella occhiata a questo bel vino, insomma, dai. Un bel colore. Rosso
un rubino intenso, intenso tendente al granato, vero? Bello, sì, sì, che tende poi a schiarirsi nell'unghia. Con dei begli archetti, mi lascia pensare a un buon tenore alcolico, poi magari ce lo dice Stefano, no? Sì, sì. Cosa abbiamo fatto? Una morbidezza, adesso lo vediamo così, lo vediamo dopo se è proprio morbido, io sinceramente non me l'aspetto molto molto morbido questo vino. Ma diciamo che forse è ancora un po' giovane per essere del tutto morbido. Sì, sì, assolutamente. Con una bellissima consistenza roteando il bicchiere. Al naso, Michele. Il profumo è un profumo abbastanza intenso, cioè con una abbastanza complessa, dove si riconoscono prettamente i Sangiovese nella sua forma abbastanza autentica, dove io sento anche però dei fiori secchi, diciamo anche non dico un sottobosco, però dei profumi più austeri che un po' caratterizzano, mi sa, anche la zona di Pradappio, insomma, anche conoscendo un po' gli altri produttori, hanno queste presenza appunto al naso molto simile. Poi forse dipende anche dai terreni che ci sono, sì, in quella zona lì. Però ecco, vorrei subito comunque valorizzare i primi profumi. Io sento tantissimo legno qua. Stefano, tu mi darai ragione sicuramente. Sì, un legno abbastanza grande. Ho un qualche cosina che mi disturba. Stefano, dimmelo te cosa mi disturba. Un odorino un po' strano. Un odorino un po' strano alla fine. Un odorino un po' strano alla fine? Che si parla, dice che parla di formaggio, scusate, ma sentire i profumi oggi mi sembra veramente bisogna avere dei nasi importanti, da grandi affinatori. No, però è un vino che è suadente, mi piace, perché anche un po' ruffiano. Stefano, devo dire la verità, avete messo tantissimi profumi qui dentro. Comunque vorrei dire una cosa, dimmi. Onestamente, sì, effettivamente è un bel naso, è complesso, però secondo me il primario che esce è Sangiovese. Comunque sì, proprio è al limite del didattico, sì, cioè è una marcatura che per fortuna... Ma perché con te vuole fare Sangiovese? Sì, in questo caso è 100% Sangiovese, quindi diciamo che sarebbe stato un grosso errore, esatto, da parte nostra qualora non si fosse sentito il Sangiovese. Prima avevi detto che abbiamo messo molti profumi in questo vino. Allora, ti tengo a precisare che ovviamente quello è tutto frutto della terra. Noi, assolutamente. Diciamo, facciamo vini di vigna, quindi non di cantina. Quindi non abbiamo, in cantina cerchiamo solo di sbagliare il meno possibile. In questo caso diciamo che ci sono alcuni limiti anche legati all'annata. Questa è una 2007, quindi io adesso faccio un piccolo aggancio al formaggio di prima, che tutti hanno ripetuto che ogni giorno hanno latte da lavorare, e io ho un po' di invidia nei loro confronti, perché in realtà una volta l'anno ho le vigne che mi danno l'uva. Se fossero tutti i giorni potrei migliorare molto più velocemente. E il 2007 è stato un anno molto difficile, quindi magari sono anche vini un po' maturi, ma secondo me riguarda un po' tutta la zona, perché è stato un anno molto arido anche d'inverno, quindi anche tra il 2006 e il 2007. E è stata un'annata molto difficile da portare a casa, soprattutto con vigneti giovani come i nostri. Ci tengo a precisare che questa è la nostra seconda vendemmia. Quindi abbiamo solamente da migliorare, Michele. Sì, cosa sì. Noi abbiamo provato anche il 2006, l'anno precedente, ed era, diciamo, in questo periodo dava la sua massima espressione, forse. Anzi, stavo migliorando, sì, e c'era piaciuto fin dall'inizio. Al naso lo definirei anche superiore, guarda, al naso. Una carica aromatica era veramente... Sì, questo... No, il 2006 mi era piaciuto... particolarmente al naso, sì, no? Sì, 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 infatti ci ha convinto anche nel gusto, come da poter anche proporre per fare la trasmissione. Ma comunque, ragazzi, in ogni caso, effettivamente non c'è una virgola sbagliata da quello che dite, però vorrei sottolineare anche l'eleganza d'ingresso di questo vino, che secondo me è splendida, nel senso che comunque la persistenza c'è, però questo ingresso molto piacevole, addirittura all'inizio si fa fatica a riconoscere quello che è e esplode. Questo vino secondo me che ha delle bellissime potenzialità, poi dopo, sì, chiaramente migliorare possiamo migliorare tutti, anche io posso dimagrire, però volendo insomma è faticoso, però in ogni caso questo è un vino che secondo me ha,
a me, io che non lo conoscevo, perché oggettivamente non lo conoscevo, ha fatto una bellissima impressione. No, quindi, ma ha fatto una bellissima impressione. Impatto... Noi andiamo a cercare il pelo nell'uovo, poi magari abbiamo qua Stefano, io vado a cercare il pelo, questo, però questi sono noiosi. Questo è un vino che noi abbiamo presentato in una degustazione combinata insieme al Grattammacco, l'abbiamo presentato insieme a Salvatore Molettieri, che andremo a presentare a metà di marzo anche direttamente in trasmissione, e a un Barolo, al Barolo Pira che abbiamo già presentato. Quindi abbiamo fatto una degustazione totale, abbiamo scelto questo vino, Riccardo, proprio come rappresentante della Romagna. La nostra degustazione si chiamava Nord, Sud, Ovest, Est, e l'abbiamo scelta in rappresentanza dell'Est. Non so se lo sapevi, Stefano. Mi hai quasi messo in imbarazzo visto i nomi che hai citato. Insomma. Cioè, noi abbiamo voluto scegliere questo vino proprio per la sua particolarità e della scelta delle uve che fate voi, e anche della scelta della lavorazione in cantina. Sì, diciamo che comunque è anche un'opera di coraggio per certi versi, nel senso che comunque noi ci troviamo a fare il vino ovviamente in Romagna, che non è ovviamente la più famosa delle zone viticole, e quindi nel caso... Per il momento, sì. Quindi diciamo che per ora strappiamo prezzi da Romagna, non da Barolo, e ci troviamo a buttare un sacco d'uva, nel senso che per fare questo vino comunque andiamo a fare lavori molto importanti in vigna. Attualmente, riferito a quest'annata e a quella successiva, la 2008, abbiamo prodotto da questi vigneti, da cui produciamo la riserva, 50 quintali d'uva. Nel 2011, causa anche il clima, siamo scesi al di sotto, quindi diciamo che sono un po' rese da grandi vini, insomma, non consueti. Invece l'unica cosa che ci tenevo all'inizio, diciamo più volte ho sentito un riferimento alla Toscana, riferito a questo vino che noi produciamo, ai vini che noi produciamo. Allora, ovviamente io lo prendo come un complimento, perché facendo Sangiovese è indubbio che possiamo avere dei punti di riferimento in Toscana, anzi li abbiamo sicuramente. Una volta Predappio faceva parte della Toscana. Del Granducato, sì. Diciamo che però quello che ci tengo è che in realtà la cultivar, quindi la varietà di il clone di Sangiovese che trovate in questa bottiglia, noi ne abbiamo anche di Toscana in azienda, ma i due appezzamenti da cui generalmente produciamo la riserva sono proprio cloni di Predappio e comunque romagnoli, quindi tengo, nel senso che in realtà quando uno lavora bene tende comunque a... Era per arricchire un attimo il panorama. Vogliamo andare sulla degustazione? Dunque, prodotto nel gusto, sì, un prodotto fresco, una buona freschezza, la cosa che sorprende di più è anche un prodotto caldo, e il suo corpo che va un po' anche pizzicare. Caratteristica comunque il tannino, c'è un tannino veramente, non dico prepotente, ma preponderante in questo momento al gusto, e diciamo che a mio avviso si deve ancora smussare parecchio. Io direi che è un vino comunque abbastanza equilibrato, mi piace definirlo però armonico in tutte le sue forme. Non so se sei d'accordo, Ricky? Sì, sono d'accordo, anche se prima abbiamo assaggiato un pochettino fuori quando ancora eravate in trasmissione sui formaggi e sinceramente aveva una temperatura che non era perfetta e venivano fuori le parti dure in maniera molto forte. Io sinceramente sono quei vini che prendo un bicchiere, lo bevo, faccio tutto il discorso che si può fare attorno al vino, poi ho voglia di rimettere un altro bicchiere, quindi secondo me già sono caratteristiche di piacevolezza, di equilibrio, soprattutto visto che parlate di forme armoniche, secondo me importanti. Poi dopo è chiaro che questo è un vino che ancora margini li ha, indubbiamente, e secondo me la stoffa per tirar fuori un gran prodotto c'è. Poi adesso dopo ne parliamo più tardi, quel secondo passaggio musicale, che per sapere che voto gli diamo. Ok, ricominciamo. Esiste, però te mi sgami subito. Mi sgami, no, non va bene. Sono delle prove. Ormai non è che la gente ti vede, no. Io stavo cantando anche lui. Gli stavo dietro. Sì. Vabbè. Mi ha sgamato. Ritorniamo in onda dallo studio 1 di Saggi Divini, Radio Icaro Rubicone. E stavamo finendo la degustazione del nostro vino di oggi, che è il Condé.
Quando è in riserva, capsula azzurra, blu, come la definiamo? Blu. Capsula blu. Anno 2007. Siamo insieme a Stefano Zoli, enologo, direttore tecnico della cantina, e Ricchi dell'Enoteca del Teatro del Reato. Pensaci bene, perché ti denuncio. Esatto, che era molto buona perché ti denuncio. No, perché eravamo vicino alle vecchie prigioni di Rimini e allora poteva essere anche... Oh, beh, c'è il camion di Stefano. Va bene. Andiamo avanti. Con cioè, arriva direttamente, che arriva poi a casa di Riccardo ogni giorno. Allora, stavamo parlando di degustazione, una parte l'avevamo già fatta, avevamo detto che era ben equilibrato, una buona armonia, pronto, maturo, direi, lo definirei così. Michele, io se andiamo a dargli un punteggio, io darei 82-83 punti. 82. Riccardo, sei d'accordo? Oppure te di solito sei di manica stretta? Vediamo. No, sono assolutamente d'accordo. Poi ti dico, io sono sempre entusiasta quando sento vini che non conosco e che scopro con voi, perché alla fine questa è stata per me una bella sorpresa. È un vino che secondo me ha dei bellissimi margini di miglioramento, quindi già mi sembra una cosa estremamente importante per un'azienda. Poi dopo, chiaramente, bisogna saper sfruttare questo tipo di cose, però in ogni caso a me è risultato un vino estremamente piacevole, 82, confermo. Sì. Beh, poi è un'azienda che crede anche ai giovani che si dedicano anche al lavoro. Sì. Io sono uno dei più vecchi, quindi... Quindi un'azienda giovane che vuole essere qualcosa di più importante. Ci proviamo. Michele! Allora, abbiamo fatto provare questo vino. A chi l'abbiamo fatto provare questo vino? Perché l'abbiamo fatto provare a un'enoteca prestigiosa. Un'enoteca e ristorante. Diciamo, è un ritrovo molto bello, strutturato in un'azienda, in un luogo in centro ad Ancona. Si chiama Enopolis. Enopolis. Adesso lo stiamo cercando di rintracciare telefonicamente. So che è un ristorante molto molto frequentato. Per cui magari ci sarà qualche difficoltà adesso a poterlo rintracciare al signor Bianchini. E comunque è un ristorante questo che è posizionato su tre livelli, vero Michele? Sì, ha diverse sale, di cui una si chiama Sala dell'Artista, il Palazzo della Iolem si chiama, e ha questa carta di vino abbastanza importante, dove appunto il signor Bianchini è la figura nel suo sito, si vede che è la persona più presente. Il sito si chiama appunto enopolis.it e si trova appunto in questa zona. E ha la caratteristica, questa enoteca, proprio di valorizzare anche le etichette anche più sconosciute. Quindi lui va proprio alla ricerca di etichette particolari. E avendolo sentito so per certo che era molto molto interessato a questa nuova etichetta che poi gli abbiamo proposto noi con il vino di oggi. Sì, infatti ci hai parlato te prima. Ci avevo parlato proprio poco fa, adesso probabilmente è un po' impegnato con la clientela. Io direi, Michele, di andare avanti però allora con la trasmissione. Sì. Magari possiamo ritornare un attimo più tardi, possiamo vedere se riusciamo a rintracciarlo telefonicamente. Allora, possiamo procedere adesso allora con il momento dell'arte. Vogliamo presentare il nostro ospite? Lo vuoi un attimo? Prima presentare e poi dopo mandiamo un brano musicale e poi dopo lo facciamo entrare. Allora, presenta un attimo chi è il prossimo ospite. È con piacere che adesso è arrivato il ristorante. No, che non è la pizzeria Pizza Time, no. L'ha chiamato Pizza Time di fianco. Sarebbe male come idea. Ecco. Farei un pronto, signor Bianchini? Sì, pronto. Pronto. L'abbiamo rintracciata. Fatta per i capelli, si può dire. eravamo un po' in ansia, insomma, dai. Ma perché... no, assolutamente, ero tranquillo qua. Allora, Enopolis, che cos'è Enopolis? Enopolis è un ristorante enoteca nella città di Ancona, situato in un palazzo storico del 1000, dove si può degustare grandi vini italiani e praticamente abbinandoci dei piatti del nostro territorio. Ecco, questo ristorante, da chi è frequentato? Qual è la clientela tipo che frequenta il tuo ristorante? Ma tutti i buon gustai, appassionati praticamente del buon vino, dello stile marchigiano, sia nel mangiare che nel bere. E naturalmente in un contesto dove c'è da conoscere
diciamo, anche sperimentare tecniche di degustazioni e poi abbinamenti. Bene. Noi... Si suddivide, poi dicevamo, in diverse situazioni, no? In diverse stanze che voi cercate di preparare per a seconda della tipologia di ospiti che avete. Certo. In particolare, che ci racconti un pochettino che... Guardi, io personalmente sono molto, diciamo, orientato a far conoscere ai giovani veramente l'abitudine di fare sia aperitivo che diciamo uso di pasticcio, di abbinamento con il vino. Quindi praticamente il vino è fondamentale. E poi naturalmente le nostre tipicità abbinate, e quindi praticamente a seconda della proposta, se parliamo di pesce abbinarci degli ottimi bianchi, e se parliamo di carni dei rossi. Quindi praticamente a saper scegliere anche il vino giusto al piatto giusto. Avete provato anche il vino di questa sera? Sì, il vino di questa sera è eccellente, un ottimo sangiovese che ci ha colpiti, e devo veramente elogiare la Romagna, che in questo momento sta veramente valorizzando il vitigno sangiovese in una maniera, diciamo, veramente molto molto valida. Da un po' di anni a questa parte è cresciuto molto il livello qualitativo, perché in passato forse era un po' trascurato il sangiovese di Romagna. Beh, questo qui ringrazio, penso che ringrazio anche il enologo, appunto, qui di fianco. Ma con cosa l'abbinerebbe all'interno della sua ristorazione con questo vino? Una ricetta, guardi, anche questo, tutta sua, che magari si vuole. Guardi, questo abbiamo capito che questo sangiovese ha una bevità veramente interessante, non è spigoloso, non ha un'acidità accentuata, una morbidezza e degli equilibri di tannini incredibili, che secondo me si può addirittura azzardare anche su il nostro stoccafisso all'anconetana. Però naturalmente è chiaro che l'abbinamento ideale nella versione più tranquilla sono le carni. Io vedo bene le carni grigliate, perché comunque sia il vino è armonioso, e nel praticamente godere una grigliata o una carne o del maialino o dell'agnello o del vitellone, questo vino ossia non supera praticamente, non copre il gusto, ed è di un'eleganza, una raffinatezza veramente che dà veramente piacere. Quando costa un pasto all'interno della sua ristorazione? Un prezzo medio, insomma, per venire a mangiare a Enopolis. Guardi, siamo molto umani. Il nostro, naturalmente voglio sottolineare che siamo molto attenti alla ricerca della qualità, quindi selezioniamo i nostri produttori, come in questo caso il produttore di Predappio, che veramente elogio per l'attenzione a cui veramente è riuscito a ottenere questo prodotto, e quindi naturalmente tutta la materia prima, a cominciare appunto sia dal vino ma anche all'olio, al pane e alla pasta. I nostri menù praticamente sono molteplici. Uno di quelli che proponiamo giornalmente costa 25 euro, con una proposta praticamente globale di antipasto primo e secondo del giorno, e sono sempre piatti tipici che naturalmente comprendono le carni, e 30-35 euro con il pesce. Diciamo che anche un'altra volta la Marche ci sorprende per la sua qualità di cucina, di vini che ci propone, trovando anche della buonissima qualità prezzo. Ma la ringrazio, io dico che le Marche sono, diciamo, molto vicine alla Romagna, e un po' si assomigliano naturalmente su quella che è la tradizione culinaria. Veramente ci teniamo tantissimo, devo riconoscere che sia la Romagna che le Marche possono andare a braccetto su quello che è veramente l'interesse per la cucina e per i vini dei nostri posti. Ci può ricordare l'ultima cosa, tipo il suo sito, un riferimento dove possiamo trovare tutto il locale, capire dove sta, e poi ringraziandola poi dopo di essere venuta con noi ad Assaggi di Vini. Lo si vede anche sotto impressione nel nostro video in questo momento. Intanto voglio ringraziare voi che parlate di vino e di cucina e di territori, e questo è importante, far conoscere al pubblico praticamente cosa c'è in giro di buono da mangiare.
e questo vi onora e vi veramente mi complimento con voi. Per quanto riguarda la mia ubicazione, mi trovo in pieno centro di Ancona, vicino al Teatro delle Muse, il Corso Mazzini numero 7, in un palazzo storico del 1000, dove praticamente ho un habitat, un'ambientazione cantina perfetta, praticamente erano le cantine di un palazzo nobiliare, e dove si può, in una maniera praticamente molto molto storica, molto antica, si può apprezzare anche l'architettura vecchia di questo palazzo. Poi naturalmente è molto facile raggiungere tutto il centro storico, e questo posto mi ha colpito e ci ho investito tantissimo per realizzare praticamente una struttura che possa accogliere soprattutto i giovani in un'ambientazione tranquilla, dove possono venire addirittura per fare solo un aperitivo di vino, un calice di vino e dei crostini tipici marchigiani a 5 euro, ma si può poi salire nella sala degli artisti e consumare il pesce, e poi nella sala della torre consumare le carni, naturalmente con tanta di quella passione che ci veramente ci fa piacere raccontare ai nostri clienti, e noi abbiamo veramente un nostro seguito interessante. Quindi se ci venite a trovare e si presentano i vostri ospiti da noi, li tratteremo veramente con molta attenzione. E noi lo diremo agli amici assaggi di vino da trovare, appunto, Enopolis. Vi ringrazio. Anche nel loro sito www.enopolis.it. Allora, www.enopolis.it è naturalmente il nostro sito, dove ci sono alcune notizie e si può vedere praticamente la location. Comunque mi fa molto piacere, io quando vengo dalla Romagna saprò chi l'avrete mandato di voi e li tratterò da Dio. Allora noi ringraziamo Bianchini di Enopolis e...